La disponibilità di residenze e collegi universitari continua ad essere molto limitata, in questo le regioni dovranno fare molto, molto se fatto, ma molto si dovrà fare. Il governo stanzierà dei finanziamenti e su questo c'è stato un piccolo incremento su questo recentemente, ma noi sappiamo che c'è il 2% che si spende per i collegi universitari contro il 17% della Svezia, il 10%, cioè sono pochissimi, il 10% della Germania e il 7% della Francia. E analogamente non possiamo annoverare premi Nobel nei nostri laboratori perché non possiamo competere con gli investimenti che compiono gli altri paesi nella ricerca. A questo proposito, i recenti riferimenti a questo problema del presidente Napolitano e del ministro Gelmini certo fanno ben sperare, però dobbiamo ottenerli con quello scopo, no, di elevare il tipo di offerta, eccetera. E comunque le nostre università figurano nelle top 500, come sapete, e quindi è un esito che non ci fa sfigurare nell'Europa continentale. Siamo confrontabili con la Francia, decisamente migliori della Spagna. Questo vuol dire che casi deprecabili, sprechi, corsi di studio con pochi studenti, con esito preordinato, favoritismi sfacciati, sono bilanciati dal pregevole lavoro di una larga schiera di persone oneste e capaci, di docenti e collaboratori che in condizioni difficili o addirittura improbe svolgono bene il loro lavoro, spesso facendo ben più del loro dovere. Sarebbe ingannevole, tuttavia, negare l'esistenza di criticità. Stiamo perdendo sempre più posizioni nelle classifiche relative ai corsi universitari di tipo tecnico-scientifico, mentre la nostra propensione alla valorizzazione della ricerca e al trasferimento tecnologico è inferiore a quella degli altri paesi. Abbiamo un minore tasso di brevetti per abitante. Ed è ormai lecito parlare di una vera e propria emergenza tecnico-scientifica. Per definire la sproporzione tra l'esigenza della competitività del paese nel settore scientifico-tecnologico e il tipo di preparazione scolastica e universitaria prevalente nelle generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. L'Italia sconta una mai compiuta transizione alla modernità che nel campo della ricerca si manifesta in una debolezza dei settori scientifici e tecnologici a vantaggio di quelli umanistico e delle scienze sociali, settori in cui peraltro minori sono le necessità di investimenti strutturali e più agevole affrontare un'offerta universitaria in questi settori, anche gemellate, anche nelle università gemellate si fa in fretta ad aprire queste lauree, questi corsi di laurea, più abbondante la disponibilità di personale docente, ma soprattutto più alti sono gli indici di numerosità consentiti, non c'è il famoso blocco del test d'ingresso e quindi il famoso numero chiuso che di fatto ha vincolato ultimamente l'accesso alle università. Ne consegue una crescita non solo della domanda ma anche dell'offerta dei corsi di laurea in settori diversi da quelli scientifici tecnologici. Ecco perché urge intervenire a livello scolastico per rilanciare, come stiamo facendo e come ha fatto anche il governo Prodi per la verità già dalla scorsa legislatura, l'istruzione tecnica incrementando il numero degli iscritti, ma in generale per attrarre più studenti verso gli studi in area tecnologica scientifica dopo il diploma di scuola superiore. Noi registriamo un assurdo. Noi abbiamo la maggior parte degli studenti che frequentano il liceo scientifico è una percentuale bassissima di studenti che dal liceo scientifico si iscrivono alle facoltà tecniche, tecnologiche o scientifiche. Questo non va bene, bisogna ritornare a coccolare chi ha talento matematico scientifico, bisogna valorizzare questi talenti e incoraggiarli a proseguire, perché il paese ne ha bisogno, perché è giusto che loro vengano appunto gratificati. Ed è tra l'altro quello che richiede l'obiettivo 2 dell'agenda di Lisbona. Quindi a parte questo fenomeno, comunque quello che emerge è il problema che poi Alma Laurea ripetutamente ci propone nei suoi rapporti e che il nostro paese non riesce a offrire prospettive accettabili a quanti hanno investito nella formazione superiore. Quindi, proprio come ci spiega Alma Laurea, non c'è solo più questo fenomeno dei cervelli in fuga, ma ora dobbiamo preoccuparci anche del fenomeno secondo cui il numero dei laureati diminuisce, si riducono le iscrizioni all'università, determinando un'incolmabile perdita per il sistema paese. E la cosa più incredibile è che anche le famiglie ora decidono di non far più intraprendere ai loro figli un percorso privo di certezze che non garantisce un lavoro sicuro in tempi brevi, neppure un compenso commisurato alle spese e al tempo investito per la laurea. Il fattore tempo, come dicevo all'amico Cammelli, resta un problema nei nostri
nel nostro sistema educativo non si è voluto capire che trattenere i ragazzi fino a 19 anni con 5 anni delle superiori è uno svantaggio di partenza che noi diamo. Ci ha provato il centro-sinistra, ci ha provato il centro-destra, ci ha provato Berlinguer, ci ha provato la Moratti, non si vuol capire e noi continuiamo. Ah, poi è inutile dire che noi dobbiamo fare il patto tra le generazioni, i padri non devono star contro i figli, i figli contro i padri, o in questo momento i figli contro le madri per via delle pensioni. La verità è che i padri e le madri condizionano il futuro dei figli, perché nessuno vuole accettare di eliminare, di abbreviare i percorsi. Insomma, ci sono ingegneri che cominciano, indiani e cinesi, che progettano il futuro a 21 anni. Gli americani lo facevano già da tempo, usando i nostri cervelli, peraltro, perché noi abbiamo sempre dato il semistrutturato all'America, le ricerche migliori, il semilavorato, e poi loro si vantavano nella ricerca. Però noi ci siamo sempre accollati tutti i costi e per tanti anni, e poi loro invece hanno preso solo i vantaggi. Quindi queste cose vanno dette proprio perché siamo in crisi, perché forse con questo shock, con questo, in questo momento così terribile, forse riusciamo a prendere quelle decisioni che non abbiamo preso finora, perché è stato tutto sommato ancora bene, e quindi perché dobbiamo cambiare. E fattore tempo. Allora le famiglie non ci credono più ai corsi di laurea, questo è il problema. E quindi pensate un po' che problema rispetto alla risorsa umana, rispetto alla dequalificazione cui rischiamo di andare incontro, e non la qualificazione ulteriore del capitale umano. Se poi ci aggiungiamo quel discorso delle lauree troppo umanistiche, le numerose sul versante umanistico, eccetera, capite che il resto è chiaro. Allora, anche a causa di questa modestissima mobilità sociale che ormai caratterizza il nostro paese, i giovani laureati non fanno quel salto sociale di cerma laurea normale in altri paesi. In questa situazione l'università, così come anche la scuola, appare disorientata, dimostrando quanto sia troppo autoreferenziale e staccata dai bisogni degli studenti e del tessuto sociale e produttivo. E questo è forse quello che a noi che siamo qui stasera, e quindi evidentemente sinceramente interessati ad un sistema educativo efficace, può far male davvero. Ci dice Alma Laurea: il sogno di realizzare una società meritocratica attraverso la scolarizzazione di massa e libero accesso all'università sta svanendo. Lui dice: è svanito in breve tempo. Io voglio ancora dire: forse sta svanendo, ma voi capite che se un consorzio serio come Alma Laurea mette già un punto fermo rispetto a un'epoca che si è chiusa con due interventi così importanti come la scolarizzazione di massa e il libero accesso all'università, vuol dire che dobbiamo trovare altre ricette, vuol dire che anche questi investimenti, che sono tanti, non hanno funzionato. E allora la domanda è questa, magnifico amici: dove abbiamo sbagliato? Cosa non ha funzionato? Allora rivediamo il film, ma cerchiamo di non commettere gli stessi errori, proprio perché adesso siamo in crisi e abbiamo la necessità di cambiare. La fotografia di questo sistema ingessato rende necessario ripartire in modo diverso, stando sull'università, perché oggi questo è il tema, sicuramente dalle fondamenta, da una radicale trasformazione della governance delle istituzioni formative, caratterizzata ancora da chiusure che impediscono sul piano amministrativo e didattico di cogliere i cambiamenti e le stesse innovazioni normative. Si è dato spazio a una cavillosa presenza dello Stato, a un mero controllo delle procedure, rinunciando a valutare e migliorare i risultati. Ecco perché l'attività di valutazione diventa uno strumento strategico di verifica degli obiettivi programmati di formazione, ricerca e gestione dell'università, e allo stesso tempo una garanzia di accountability nei riguardi degli utenti e della collettività. L'università è tenuta a rendere conto di fronte al pubblico delle decisioni e dei risultati effettivamente raggiunti. Certo, in questa ricerca di accountability anche le valutazioni dovranno elaborare indicatori che tengano conto del risk adjustment, la preparazione iniziale, le caratteristiche individuali socio-economiche di stato civile degli studenti, il loro curriculum formativo, l'ammontare delle risorse impegnate dai singoli atenei, i mercati locali dove i laureati cercano lavoro, tutto questo va fatto e subito.